Sei completamente zuppo, in piedi in cima a ciò che resta di un grattacielo, ormai solo resti di metallo e cemento distrutto. Guardi il mare che una volta era una città e dici a te stesso: è questa la fine dell'umanità? Chiudi gli occhi e vieni illuminato da una luce che abbaglia. Un'altra giornata impegnativa in ufficio. Sei seduto alla tua scrivania nel tuo ufficio, all'ultimo piano dell'edificio più alto della città. Sì, te la sei cavata alla grande con la carriera. La vista panoramica è imbattibile. Al posto delle pareti ci sono finestre di vetro dal pavimento al soffitto, ma dato che sei presissimo dal lavoro, questa vista così bella non te la godi mai. La tua TV con lo schermo enorme trasmette le ultime notizie, una serie di incidenti inspiegabili in tutto il mondo. Provi ad alzare il volume, ma il telefono che squilla ti distrae. Spegni la TV e rispondi alla chiamata. È tuo fratello. Dice che sta arrivando da fuori città e vuole vederti. Ma tu sei sommerso di lavoro e hai un sacco di scadenze. A proposito, è quasi ora di pranzo e non sei nemmeno a metà del lavoro di oggi. È allora che noti del liquido che gocciola sullo schermo del PC. Prendi un fazzoletto per pulirlo, ma che succede? Puoi vedere l'interno del monitor dove hai appena passato il fazzoletto. Guardi più da vicino e vedi altro liquido che cola. Ormai vedi quasi tutte le parti interne dello schermo. Salti dalla sedia nervosamente. Proprio in quel momento vedi una goccia che rotola proprio davanti ai tuoi occhi, poi un'altra. Ti togli gli occhiali e ti accorgi che anche le lenti sembrano squagliarsi. Prendi il telefono per chiamare qualcuno, ma non appena provi a comporre il numero, senti qualcos'altro che si liquefà. Anche lo schermo del telefono si sta sciogliendo e ti gocciola addosso. Lanci il telefono attraverso la stanza impaurito. Poi guardi le finestre, liquido che scende da ogni parte. Ti avvicini lentamente e lo esamini, col cuore che batte fuori dal petto. Lo tocchi col dito e oltrepassi 12 cm di vetro spesso. Poi ci infili tutta la mano e senti il vento che tira. Tiri indietro il braccio e ti pulisci. Improvvisamente il vetro si scioglie del tutto e scorre via come una cascata. Dopodiché si sciolgono anche le vetrate panoramiche in tutto l'ufficio. Riaccendi la TV per guardare le notizie e dai un'occhiata a ciò che sta accadendo prima che lo schermo della TV si sciolga completamente. Scendi le scale fino alla sala conferenze per chiamare con un vecchio telefono fisso. Ma niente, il piccolo display si è sciolto e ha fritto il resto del telefono. Corrono tutti in preda al panico e cercano di chiamare qualcuno. Anche le radio contengono oggetti in vetro, quindi sono fuori uso. Senti pezzi di frasi dei tuoi colleghi in preda al panico. Dicono qualcosa sul vetro che si sta sciogliendo in tutto il mondo. Tutto il vetro? In tutto il mondo? Non si tratta solo di barattoli, bottiglie e ciotole. Isolamenti delle case, specchi, lampadine, cavi, tante cose intorno a te sono di vetro. Questo non va bene. Corri fuori dall'edificio con tutti gli altri. Ti imbatti immediatamente nell'acqua alta che ti arriva alla caviglia. A tutte le auto e gli autobus mancano i finestrini. Anche i vetri dei semafori e dei lampioni si sono sciolti e gocciolano sulle persone come pioggia. Pensi a tuo fratello che sta arrivando in città in aereo e rabbrividisci al pensiero di quello che sta succedendo lassù. I finestrini a tre vetri si staranno sciogliendo e tutta l'aria si riversa all'esterno mentre la cabina si depressurizza, come un tornado che colpisce l'aereo. Il parabrezza si scioglierebbe e scomparirebbe proprio in faccia ai piloti. In realtà il volo di tuo fratello probabilmente non avrebbe problemi, dato che i finestrini degli aerei non sono in vetro, ma in acrilico. Ma tu non lo sai, e il pensiero che lui sia in pericolo ti fa venire il mal di stomaco. Spazzi via questi pensieri orribili dalla tua testa. Devi capire come entrare in contatto con tuo fratello. Ma prima di ciò, devi trovare un posto sicuro dove aspettare tutto questo. E al più presto. Ci sono ingorghi in ogni strada, a perdita d'occhio. Il centro commerciale di fronte al tuo ufficio una volta aveva enormi pareti di vetro, ma ora è tutto sparito. C'è un fuggi-fuggi di persone che corrono in giro. Persone e pesci? Questo è quanto ti ricordi. Di recente avevano installato un enorme acquario all'interno del centro commerciale. C'erano dentro pesci esotici da tutto il mondo. Guardi in basso e li vedi nuotare intorno ai tuoi piedi. Cominci a correre verso casa. Non sei lontano, dovresti fare in tempo, ma più entri in città, più vai in profondità. L'acqua ti arriva alle ginocchia, poi ai fianchi, poi alla vita. Quando arrivi in centro, ti arriva al petto. Ci sei quasi. Ma non riesci ad arrivare a casa perché le onde sono troppo potenti e ci sono troppi ostacoli sulla strada.
c'è un chiosco di hot dog che fluttua davanti a te. L'acqua ti arriva quasi al naso quando ti tirano su improvvisamente su una specie di zattera improvvisata. Ci sono altre persone a bordo. Siete tutti stretti e quasi non c'è posto per sederti. La corrente porta la zattera sempre più veloce attraverso la città. Ed è allora che la vedi. Quella che una volta era la collina da cui tutti amavano scendere in bicicletta e skateboard, ora sarà una discesa estrema in un parco acquatico che nessuno ha richiesto. Vi preparate tutti prima. Ancora più difficile del rafting. Finite tutti in acqua. Provi a tornare alla zattera a nuoto e poi vedi... Oddio, decine di pinne di squalo. Oh, certo, sei quasi nella parte della città dove si trova l'acquario cittadino. Dove si trovava? Gli squali iniziano a nuotare verso di te. Stai per essere il loro spuntino quando nuoti velocemente in una finestra dell'edificio più vicino a te. Non possono entrare. Sei al sicuro, per ora. Questo edificio, l'intera città, il mondo intero, tutto finirà sott'acqua. La tua unica scelta è raggiungere il tetto, ma l'acqua che sgorga dalle scale continua a spingerti indietro mentre le sali. Per tutto il tempo, l'acqua dietro di te ai piani inferiori sta salendo più velocemente di quanto tu possa salire. Alla fine ce la fai e davanti a te vedi tutto quanto. È quasi tutto sommerso, tranne qualche grattacielo e le colline. L'inondazione di vetro ha raggiunto la costa e ora è tutto mescolato al mare. Guardi delle navi mercantili che galleggiano verso il centro, schiantandosi contro gli edifici e causando ancora più caos. È questa la fine dell'umanità? Chiudi gli occhi e poi vieni illuminato da una luce abbagliante. Un elicottero punta un raggio di luce proprio su di te e tira giù una scala per farti salire. Senza pensarci due volte, ti rialzi e ti asciughi. Il pilota si gira e... Che fortuna! È tuo fratello che è venuto in città per vederti. È solo un pilota professionista che aiuta tutti quelli che può. Ti porta in un campo di sopravvissuti con gli altri. Gli scienziati non sanno spiegare che succede, a parte che il vetro si sta trasformando velocemente in liquido. Alcuni vetri si liquefanno lentamente come il ghiaccio che si scioglie sotto il sole cocente, mentre altri vetri si convertono rapidamente in pochi secondi. Scopri che il livello dell'acqua della Terra è aumentato del 30%, è abbastanza per inondare città costiere come quella in cui vivi. Alcune isolette sono state completamente sommerse. Eh sì, molte isole sono state colpite da un'onda di marea dopo questa intensa formazione di liquidi. Sarebbe come se facessi cadere un cubetto di ghiaccio in un bicchiere d'acqua, ma in scala. Le increspature nel vetro sono le onde di marea, ma il cubetto non è rimasto, si è sciolto all'istante e si è riversato nel resto del mondo. Molti ghiacciai e iceberg intorno ai poli si sono disgregati e si sono diretti verso l'equatore. A causa del suo calore intenso, alla fine si sono sciolti causando una gigantesca interruzione nel sistema oceanico. Le correnti oceaniche sono state colpite in modo permanente, così come le temperature oceaniche. Ciò potrebbe portare ad altri problemi, come uragani, piogge torrenziali e tempeste incredibili. Anche se non ci sono spiegazioni sul perché ciò sia accaduto, l'umanità inizia a ricostruire. Le imprese edili trovano modi innovativi per costruire senza vetro. Lo stesso vale per i produttori di telefoni, computer e tablet. Anche l'industria del vetro si riprende con l'innovazione. Ci vorranno secoli prima che il mondo si rimetta in piedi, ma ce la farà.